Ciao a tutti, oggi parliamo di cani e bambini. Un piccolo vademecum per evitare problematiche. Spesso purtroppo si sente parlare di incidenti tra cani e bambini. Spesso purtroppo erano situazioni che erano facilmente evitabili, che sono finite poi in tragedia. Il sistema più semplice per appunto evitare tragedie è fare in modo che queste situazioni di rischio non si verifichino. Regola numero 1. La cosa più semplice da fare, quella che dovrebbe venire più naturale di tutte, è evitare di lasciare cani e bambini da soli. Serve sempre la supervisione di un adulto che può controllare che sia il cane sia il bambino non siano molesti l'uno per l'altro. I cani non hanno un senso dell'etica come il nostro, e anche il cane più buono del mondo, messo in una situazione di difficoltà, quindi magari con un bambino che gli tira la coda, gli tira le orecchie, può arrivare a dare un morso, anche d'avvertimento. Chiaramente quello che su un altro cane avrebbe magari strappato qualche pelo, su un bambino va a fare danni anche abbastanza importanti. Da qui andiamo direttamente alla regola numero 2. I bambini vanno educati al rispetto dell'animale. Può sembrare una cavolata, il bambino deve essere in grado di poter interagire correttamente con il suo animale domestico, ed è un bene per lui, perché imparerà così a rispettare il diverso, imparerà a rispettare l'altro, e sarà meglio anche per il nostro animale domestico, che farà una vita molto molto più serena, senza nessuno che gli dà fastidio. Il cane va socializzato con i bambini quando è ora, quindi fra il secondo e il quarto mese. Spesso mi trovo a lavorare con cani che fino a 5-6 anni non hanno mai avuto a che fare con un bambino. Nel momento in cui se ne trovano uno in casa, potrebbero non riconoscere che si tratta di un cucciolo di umano e potrebbero scambiarlo per una preda. E questo sarebbe da evitare. Quando i cani sono ancora piccoli, fategli vedere dei bambini in maniera positiva, bambini che non gli danno fastidio, bambini che ci giocano in maniera corretta. Altra regoletta: insegnare ai bambini a lasciare in pace il cane quando è stanco. Come tutti gli esseri viventi, nel momento di stanchezza anche il cane tende a essere più irritabile. In questi casi è molto più semplice, ed è anche meglio per il nostro cane, stare un pochino tranquillo per conto suo, senza nessuno che va lì e gli va a dare i pizzicotti, gli tira la coda, tira le orecchie e così via. Se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità, volete approfondire qualsiasi argomento, qualsiasi cosa, scrivetelo nei commenti, sarò felicissimo di rispondervi. Iscrivetevi al mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook, mettete un fantastico mi piace, siamo quasi 800, quindi vai! Seguitemi su Instagram, su Snapchat, sulla mia pagina trovate tutti quanti i riferimenti per rimanere aggiornati su tutte le iniziative che verranno proposte, e per seguire tutti i prossimi video in cui parleremo del rapporto con i nostri migliori amici. Ciao!